Buongiorno, buon pomeriggio. Io sono Silvia, la professoressa di lettere. In questo video continuo il discorso sugli esiti e le conseguenze della prima guerra mondiale andando ad analizzare in maniera un po' più dettagliata la situazione sia dei vincitori ma anche degli stati vinti. In generale, abbiamo già visto come. Questa prima guerra mondiale abbia mandato in crisi eh, tutte le nazioni che ne hanno partecipato in maniera diversa. La cosa più importante e assolutamente significativa è che eh, vengono disgregati, non ci sono più alla fine del conflitto i quattro grandi imperi, l'impero russo, l'impero austro-ungarico, l'impero tedesco e l'impero ottomano, partendo da quello che una volta era l'impero... Uh, austro-ungarico verranno avranno uh, vita due nuovi stati una sarà l'austria e uno sarà l'ungheria l'austria andrà a occupare una porzione di territorio decisamente molto più piccola rispetto all'estensione che aveva quando era parte dell'impero e diventa una repubblica al termine proprio della guerra già nel 12 novembre del 18 viene proclamata una repubblica e un'assemblea andrà poi a redigere una nuova Costituzione che verrà messa in essere. Eh, per quanto il territorio sia piccolo, da un punto di vista politico non è omogeneo in perché la capitale Vienna viene definita la rossa, in quanto c'è un principale eh, appoggio dei partiti socialisti, mentre le campagne rimangono legate per tradizione principalmente ai partiti cristiani e sociali. E quindi vengono chiamate le zone invece eh, bianche quindi eh, c'è questa differenza e anche andare a creare un governo sarà un pochino più complicato motivo per cui a un certo punto si farà, fa, farà un'alleanza fra i due partiti quindi quello socialdemocratico eh, più riformista più presente nella zona di vienna e insieme poi a quello di eh, diciamo di origine cristiano sociale invece proprio delle, delle campagne ma Qui, come vedremo in altri stati, in realtà soprattutto in Germania, negli anni 20 nascono dei movimenti di squadristi. Quindi ci sarà una parte eh, di, diciamo, della popolazione delle istituzioni che vorrà creare delle repubbliche, dar vita a un iter diciamo eh, liberale legato a un governo repubblicano, un governo democratico, ma dall'altra parte in realtà la violenza sarà molto forte e avrà sempre un ruolo più importante negli anni venti. Eh, L'altra parte diciamo dell'impero austro-ungarico era appunto l'Ungheria che anch'essa si trasforma in una repubblica, diventerà una repubblica parlamentare guidata da un movimento rivoluzionario eh, comunista anche se poi in realtà la, la repubblica sovietica in qualche modo che si andrà a formare perché anche essa è basata sui Soviet, sarà una collaborazione fra i socialdemocratici e i i comunisti eh, la repubblica però in ungheria avrà vita breve a causa di questo del contrasto che c'è fra le due le due forze quindi in realtà ci sarà eh, uno scontro interno che si andrà a aggiungere a un conflitto con la romania per il possesso della transilvania e questa eh, dinamica territoriale andrà a risolversi soltanto al termine della seconda guerra mondiale anche nella Slovacchia e nella Baviera abbiamo delle repubbliche socialiste. Quindi questo è un po' il quadro. Eh, vediamo eh, quello che succede invece nell'ex impero tedesco, quindi in Germania, la Germania, lo Stato che viene mh, maggiormente accusato, umiliato durante i trattati di pace non viene invitato a partecipare ai trattati di pace perché viene considerato colpevole di avere dato vita, di aver scatenato la prima guerra mondiale quindi la Germania parte già in una posizione un po' più svantaggiata diciamo rispetto agli altri, agli altri stati perché perde il suo status d'impero ma inoltre eh, subisce anche delle gravi perdite territoriali a causa del trattato di pace e poi c'è una profonda crisi sociale che scaturisce eh, all'interno de della nazione con degli eventi anche più eh, drammatici ed è assolutamente comprensibile che ci sia del, del, del malessere, ci siano delle tensioni all'interno del paese perché deve affrontare una difficile ricostruzione, un difficile assestamento dopo la guerra e ehm, quindi inevitabilmente anche da un punto di vista economico avrà grandissime difficoltà, quindi inevitabilmente ci sono delle forti tensioni. Finita la guerra, verrà anche in questo caso proclamata una repubblica, il governo che regge questa repubblica è un governo provvisorio formato dai socialdemocratici guidati da Ebert che andrà a firmare l'armistizio, ma ci saranno delle divergenze in realtà verso sinistra perché c'è questa maggioranza in realtà è propria del Partito Socialdemocratico, che è di origine riformista, quindi crede che sia necessario risolvere le tensioni, le problematiche all'interno del paese con una soluzione parlamentare. Mentre i socialisti, la parte indipendente, sono a favore di ampie riforme economiche, vorrebbero la nazionalizzazione delle industrie, fino a poi ad arrivare alla parte più estrema che sono gli spartiacisti, cioè coloro che sono, aderiscono fanno parte della Lega di Spartaco. La figura più importante, quella di Rosa Luxemburg, ehm, che darà vita al partito comunista tedesco con un programma assolutamente rivoluzionario ma eh, durante la settimana eh, di sangue una settimana di eh, proteste molto forti che avviene a gennaio dal 5 all'11 gennaio del 19 lei e altri aderenti al partito comunista verranno uccise dai corpi franchi quindi anche in questo caso come abbiamo visto per l'austria ci sono dei corpi dei squadristi in questo caso sono i corpi franchi che eh, in qualche modo titolati di mantenere l'ordine e sono molto violenti e quindi loro insieme alle gerarchie militari cercano di mantenere l'ordine. Fra le gerarchie militari ricordiamoci il nome del maresciallo Indeburg perché lo andremo a sentire anche più avanti e lo, le stesse gerarchie militari andranno in qualche modo a usare i corpi franchi per mantenere l'ordine. I corpi franchi sono formati principalmente da volontari eh, che derivano comunque dalle file dell'esercito, dell quindi sono ex ufficiali, ex sotto ufficiali, ma molto liberi di usare la violenza. Eh, quindi, finita la guerra, abbiamo visto che il, la Germania diventa una repubblica, il governo viene affidato ai socialdemocratici con Ebert, che andrà poi a costruire una coalizione più ampia per mantenere la stabilità, in cui verranno coinvolti i cattolici, i liberali, gli imprenditori, e come già accennato prima, avranno un ruolo importante anche le gerarchie militari. L'obiettivo è quello di cercare di ristabilire un ordine delle istituzioni, dar vita a una Repubblica. Ma le tensioni sono molto forti, soprattutto a Berlino. Motivo per cui l'Assemblea Costituente, che è stata eletta nel gennaio del 19, si trasferirà a Weimar per redigere la Costituzione. L'Assemblea Costituente è formata principalmente dai Socialdemocratici più socialisti, cattolici e liberal democratici. Quindi sempre un gruppo molto ampio e Ebert è sempre un po' la guida di, questo, di questa assemblea. A Weimar verrà scritta, verrà redatta la Costituzione che darà vita quindi a una repubblica parlamentare e eh, federale tedesca il Parlamento viene eletto a suffragio universale ogni quattro anni mentre il Presidente della Repubblica è eletto ogni sette il potere esecutivo viene dato al governo centrale ma un ruolo importante hanno anche i governi regionali che sono i Lander e che sono 17 all'interno del territorio tedesco quindi ci sono delle libertà, delle autonomie legate a le regioni dello Stato. Il governo, appunto perché c'è un forte malessere, ci sono delle forti tensioni, cerca di introdurre anche una serie di riforme sociali per cercare di ehm, quietare in qualche modo queste rivolte, ma in realtà ci saranno delle opposizioni che vengono sia dalla sinistra rivoluzionaria sia dalla destra eh, nazionalista. Con la destra nazionalista ci saranno una serie di atti molto violenti di colpi di stato all'interno della Germania uno di questi sarà proprio guidato da Hitler che nel 23 cerca appunto di prendere il potere eh, con il partito a cui eh, di cui era capo che è il partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori che ovviamente anche questo poi andremo a vedere sempre nel 23 Francia e Belgio vanno a occupare una regione tedesca della Ruhr che è una zona ricca di giacimenti. Per quale motivo? Perché quando ci sono stati trattati di pace eh, fra eh, le, le, i territori che vengono tolti alla Germania, fra la riduzione dell'esercito, la Germania ha anche una serie di... deve pagare in qualche modo i danni. Perché aver causato questa guerra qui, quindi nel momento in cui non può pagare, eh, Francia e Belgio occupano questa regione a, affinché faccia un po' da garanzia del debito della guerra che la Germania deve saldare con gli altri stati. Questa situazione non fa altro che peggiorare una situazione già critica dove l'inflazione è altissima e dove il Marco davvero vale una. Una miseria, in qualche modo bisogna però trovare una soluzione, perché è vero che la linea francese di Clemenceau era quella di umiliare e punire pesantemente la Germania, ma poi, ovviamente, chi ne paga le spese sono i cittadini che non hanno denaro, hanno fatica ad acquistare i beni e vanno poi inevitabilmente a generare delle, delle proteste. Quindi, bisogna trovare, appunto, una, una soluzione e quella arriverà l'anno successivo con l'intervento di alcune potenze occidentali che vanno in qualche modo a fare un piano eh, Downs, un piano che va a rateizzare il debito di guerra in modo che la Germania possa e debba pagare il debito ma lo possa fare in maniera dilazionata nel tempo affinché l'economia possa avere anche eh, un inizio e una crescita ed evitare il collasso, il collasso totale e così avviene. L'industria tedesca riuscirà ad avere una grandissima ripresa e a superare addirittura la produzione del periodo precedente alla guerra e insieme agli Stati Uniti la Germania sarà il paese in cui si andranno a diffondere le idee legate al terrorismo e al forgismo, quindi la catena di montaggio e una grande produzione, una grande produzione di massa. A distanza sempre di qualche anno dalla guerra, 1925, la Germania andrà a firmare il Trattato di Locarno, che è un trattato che viene stipulato con la Francia, quindi si vanno in qualche modo a ehm, rinsaldare almeno da un punto di vista diplomatico i rapporti fra la Germania e la Francia e qual è l'obiettivo di questo di questo trattato di stabilizzare la situazione occidentale che era già stata sancita dal patto di dal trattato di Versailles e quindi si va a ricordare che Alsazia e Lorena sono vanno beh, rimangono comunque alla Francia e non si andranno a cambiare le frontiere quindi si va a ratificare questa cosa qui e nel 26 la Germania riuscirà a far parte della Società delle Nazioni. Quindi è vero che è stata punita pesantemente nei primi anni, ma 25-26 inizia ad avere un ruolo comunque eh, un po' più importante all'interno dell'Europa e entra a far parte anche della Società delle Nazioni. Eh, lasciando... La Germania, eh, guardiamo cosa succede agli stati che hanno vinto la guerra. Quindi la G Gran Bretagna, la Francia e gli Stati Uniti, eh, hanno vinto ma comunque hanno subito eh, gravi perdite. Eh, la Francia ha delle distruzioni, e comunque l'economia ne ha risentito parecchio, perché la guerra è stata costosa per tutti. Quindi la Gran Bretagna, che partecipa, allo scontro aveva pagato un altissimo prezzo per ottenere questa vittoria la prima grande difficoltà sarà quella di ritornare a una certa normalità e trasformare nuovamente le industrie da industrie eh, militari dedicate belliche una produzione bellica a una produzione civile la parte iniziale è davvero molto difficile ma poi in realtà riuscirà a a stabilizzare il proprio, la propria economia grazie anche a dei governi eh, conservatori e liberali che in parte si alternano e, eh, e se necessario, all'inizio si, si uniscono anche, che erano i due partiti che hanno poi portato lo Stato alla vittoria. C'è una stabilità politica inizialmente, anche se poi ci sono scioperi intorno al 20 e al 21, anche qua perché la situazione economica davvero è molto molto grave. Soprattutto la questione grave per l'Inghilterra è il ruolo egemonico che va sempre avuto, comunque da un punto di vista economico e politico sul mondo, mentre adesso, subito dopo la guerra, ha delle difficoltà a, fare, a esportare i propri beni, quindi dovrà in realtà. A risistemare e riorganizzare il proprio assetto economico anche internamente. Questo andrà a generare una serie di ehm, tagli sui lavoratori e quindi un grande numero di disoccupati. E questo ovviamente va a, una, va a portare un'instabilità politica anche perché c'è un alternarsi di governi conservatori e laburisti che vanno a intervenire in maniera differente fra di loro. Eh, fino a quando eh, ci sarà un'ultima grande trasformazione sarà anche quella legata all'uso delle materie prime quindi inizierà a essere introdotto il petrolio al posto del carbone l'elettricità al posto del vapore quindi c'è una grandissima trasformazione in atto e una volta che cioè, viene, un attimo, viene in qualche modo riorganizzato l'assetto eh, industriale eh, si potrà eh, modificare anche la politica economica con una politica deflazionistica che andrà per cercare di ottenere un, un pareggio di bilancio e fare appunto una, un, un programma di lotta all'inflazione che aveva portato grandi difficoltà, grandi tensioni tanto che nel 26 c'è stato uno sciopero eh, generale durato addirittura nove giorni ma alla fine ehm, in qualche modo c'è una vittoria del governo e degli imprenditori, quindi da quel momento in realtà per evitare grandi scontri e grandi scioperi, che comunque eh, sono sempre frutto di una eh, difficoltà e vanno comunque a bloccare tutta la società, e inizieranno a esserci delle trattative in qualche modo preventive per cercare di evitare gli scioperi e, e andare incontro ai bisogni, ai diritti dei lavoratori. Diversa la situazione in Francia, che deve attivare grandi risorse e applicare un grande sforzo per la ricostruzione del paese perché ha subito una grandissima ehm, distruzione. Perché, comunque, lo scontro con la Germania è stato, è stato forte, forse è uno delle, degli stati che è stata maggiormente colpita. Dalla, dalla guerra quindi ha grandissime spese per ricostruire ciò che è stato distrutto in guerra che vengono pagate appunto dalla, dalla Germania e internamente si va a creare con sempre la guida il governo di Clemenceau un blocco nazionale, c'è cioè questa grande eh, coalizione guidata dal primo ministro francese per eh, cercare di eh, fermare l'avanzata in qualche modo comunista e far sì che la vittoria che ci sia stata insomma non, con tutti i sacrifici che ci sono stati abbia delle ehm, posso offrire tra virgolette delle delle occasioni quindi non c'è il desiderio di rivedere i trattati ma anzi c'è sempre questo grande obiettivo di punire la, la Germania e anche in questo caso, lo sforzo maggiore che deve essere fatto è quello di riconvertire l'industria per cercare di eh, portare un'economia in positivo, che sia in crescita, e questo avverrà soprattutto con l'industria dell'automobile perché anche qui è stato introdotto il sistema della catena di montaggio, che andrà davvero a dare grande propulsione alle industrie del, del, del Novecento, e questo è possibile anche grazie a alla debolezza dei, dei sindacati in realtà è un partito socialista debole quindi non ci sono grandissime opposizioni eh, per eh, la tutela dei lavoratori come per esempio era stato e era venuto in, in inghilterra lasciando l'europa inevitabilmente dobbiamo parlare degli stati uniti che sono i veri vincitori di questa guerra perché vincono sia in quanto eh, alla fine gli stati dell'intesa Riescono a battere quelli della, della Triplice Alleanza, ma anche perché da adesso in poi gli Stati Uniti avranno un ruolo egemonico all'interno del mondo e un po' alla volta se lo conquisteranno in qualche modo. Non avevano subito nessun tipo di eh, distruzione interna, la loro industria era sicuramente molto più florida, molto più ricca de, di quella eh, europea prima del. Che iniziasse, che iniziasse la guerra, l'unica cosa che vanno a temere è davvero questa paura rossa dei comunisti e molti stranieri vengono eh, considerati dei possibili sospetti, soprattutto quelli eh, russi o, o slavi, quindi si va a, a cambiare in qualche modo la politica migratoria andando a ridurre quasi chiudendo la, la possibilità di, di migrazione e attuando una politica isolazionistica, cioè rimanendo molto chiusi su se stessi e non volendosi ehm, così allargare e avvicinare troppo all'Europa motivo per il quale non partecipano alla società delle nazioni gli anni 20 per gli Stati Uniti sono un anno di grande crescita sono gli anni 20 vengono definiti gli anni ehm, ruggenti una crescita davvero tumultuosa molto forte grazie a anche qui l'introduzione della catena di montaggio, quindi vengono creati eh, beni in qualche modo di consumo durevoli che possono essere pagati anche a rate. Quindi, la stessa automobile, eh, radio, piuttosto che anche altri prodotti, iniziano a diffondersi ad essere degli oggetti eh, e dei beni che possono essere acquistati da un maggior numero di persone, appunto perché il pagamento può essere dilazionato. Sono gli anni è contraddittorio perché sono gli anni in cui c'è una forte crescita economica ma c'è fortissimo il proibizionismo quindi non è vietato assolutamente vendere bevande alcoliche ma poi sono gli anni ma ce n'è gli anni in cui in realtà se ne eh, vendono tantissime attraverso il contrabbando è portato avanti dalla mafia italo-americana. Sono gli anni in cui si andranno a creare i Cuccous Clan, questi eh, mh, clan, appunto, assolutamente formati da bianchi e iperrazzisti. Quindi sono gli anni però del jazz, eh, di una grande produzione di massa, quindi davvero molto complicati al, al, loro, al loro interno. E da qui in poi: quindi la, gli Stati Uniti diventeranno una grandissima potenza e diventeranno davvero poi il centro per un lungo periodo del mondo, insieme in qualche modo alla Russia che abbiamo già visto che non è più un impero nel momento in cui nel 17 si ritira dalla guerra, ma nel 1922 diventerà l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Quindi eh, l'Unione di queste repubbliche sono la Russia, l'Ucraina, principalmente la Bielorussia e la Transcaucasica. Vengono escluse Finlandia, Polonia, Repubbliche Baltiche, ok, non sono parte di questi territori, e quindi è un governo federale contro che controlla in qualche modo tutta la politica estera, la difesa, finanze e trasporti. In realtà, poi diventerà a tutti gli effetti, nel momento in cui prenderà il potere Stalin, una grandissima dittatura. Quindi nel 22, Lenin dà vita a questa unione. Eh, sovietiche, ma subito dopo lui sta male e il potere passerà nelle mani di, di Stalin, che eh, inevitabilmente. E ulteriormente darà tutto questo potere ai soviet dall'idea proprio qua di, di, di sovietica è questa la russia era ehm, ne abbiamo lasciato un po nel 17 con il periodo delle varie delle due rivoluzioni che c'erano state quella di febbraio e quella di ottobre abbiamo visto che c'erano stati gli anni della della, della guerra civile e, al e durante questi anni eh, il governo aveva attuato un comunismo di guerra, quindi delle fortissime ehm, requisizioni dei, di qualsiasi tipo di, di bene. Una volta che finisce questa, la guerra, sarà inevitabile andare a modificare l'assetto economico e quindi ci sarà la NEP che è una nuova politica economica che andrà ehm, a dare un po' più di libertà dare maggiore importanza ai culati che sono i proprietari terrieri e nasceranno anche delle figure dei piccoli imprenditori, dei piccoli commercianti proprio grazie a questa, questa figura ehm, ai contadini, quindi, durante la NEP, viene data la possibilità di vendere le eccedenze che non vengono più requisite dallo Stato, viene dato quindi il permesso di un commercio interno e viene data la possibilità di creare delle nuove piccole imprese. Quindi, L'economia sembra eh, più libera, più florida e viene data un po' più di libertà a, alle persone. Ma la NEP risulta essere uno strumento un po' contraddittorio, una riforma economica un po' contraddittoria, perché non è appoggiata da tutta la classe dirigente. Per quale motivo? Perché in qualche modo va a rafforzare eh, un po' la piccola borghesia e in, in, di conseguenza vengono fatti degli arresti, delle deportazioni e ci sono delle forti repressioni su chi ehm, trae troppo vantaggio da questa riforma. Eh, e qua si divide il, il potere centrale in qualche modo da chi sostiene, chi non sostiene eh, la NEP e chi invece, come Stalin, che alla fine avrà la meglio. Eh, rimane abbastanza centrale come idea abbastanza neutrale oppositore, ehm, sostenitore partiamo da questo, della NEP ehm, Bucanine che pensa che sia una nuova strategia per dare sviluppo, crescita a questo paese che esce dalla guerra eh, dalla prima guerra mondiale dagli scontri interni ancora più arretrato di quanto non lo fosse in precedenza, quindi eh, sostenere la NEP vuol dire cercare di sostenere, di dare vita slancio a L'economia in generale. Si oppone alla Ne perché dice che eh, bisogna sfruttare la manodopera, bisogna sfruttare le materie prime come il ferro per accelerare l'industrializzazione, ma questo deve sempre dipendere dal potere centrale dello Stato, non può essere lasciata libertà ai, ai singoli è Stalin in realtà che viene nominato segretario nel momento in cui Lenin sta male poi, e poi muore prenderà tutto il potere nelle, nelle sue mani e sulla NEP non si esprime è tantissimo poi andrà a togliere una volta che avrà preso il potere però capisce che ha bisogno del sostegno della popolazione e dei contadini quindi mantiene una posizione abbastanza aperta e um, una volta che prende il potere capisce che lo, lo vuole tenere per sé poi fondamentalmente, quindi dovrà andare a eliminare soprattutto Trotsky, che era un'altra figura importante all'interno del Partito Comunista, che nel frattempo era stato fondato, e eh, inizialmente quindi lo andrà a espellere dal partito, lo andrà a esiliare, verrà proprio espulso definitivamente dallo Stato fino a quando poi verrà ucciso da un sicario mentre si trovava in esilio in, in Messico, nel momento in cui Trotsky, che era l'unica eh, persona che poteva in qualche modo intralciare l'ascesa al potere di Stalin, Stalin rimane saldamente al potere e va a unire la figura di sé al partito e alla, e alla nazione e quindi avrà potere fondamentalmente indi indiscusso perché non è possibile, poi andremo a vedere meglio la figura sicuramente di Stalin nel momento in cui attua questa forte dittatura non c'è possibilità di nessun tipo di opposizione. Da ricordare l'ultima cosa sulla Russia che è una nazione complessa, enorme, vastissima su un territorio davvero molto ampio che ha eh, una serie di eh, popolazioni di, che convivono fra di loro, c'è una maggioranza russa ortodossa ma ci sono grandi minoranze sia legate alle religioni sia alle nazionalità ma Stalin con questo forte potere centrale andrà a sedare qualsiasi tipo di ehm, una manifestazione o desiderio di indipendenza l'ultimo accenno importantissimo eh, su quello che eh, avveniva in, in Palestina e l'evoluzione poi dopo, dopo, dopo la guerra allora eh, prima cosa da dire che eh, in Europa alla fine dell'Ottocento, 1897, con Theodor Herz si va a dar vita a quello che è il movimento sionista, cioè l'idea di una costruzione di uno stato ebraico in grado affinché questo stato possa proteggere gli abitanti dai pogrom. I Vuol dire distruggere, quindi da questi atti violenti che vengono fatti nei confronti degli ebrei. Poi pogrom in generale va a indicare qualsiasi tipo di violenza venga fatta verso minoranze etniche, politiche, religiose in Europa, in generale, ovunque. Ma inizialmente era legato proprio agli ebrei che subivano atti di violenza, di discriminazione e di intolleranza in Europa. Questo è un punto. Il secondo punto è. La, ehm, il fatto che questo, questo movimento è molto forte e riesce a persuadere eh, il governo inglese di allestire in qualche modo una, di garantire la possibilità agli ebrei di andare in quella che per loro era la terra promessa, che era appunto la Palestina, che inizialmente, che prima era sotto il dominio ottomano, ma ottiene la libertà sotto comunque il controllo degli inglesi che nel 17, eh, grazie a una dip alla diplomazia, con la dichiarazione di eh, Belfort, riusciranno a riconoscere in qualche modo e rendere legittimo il desiderio e la sede del, mh, come si dice, della migrazione ebraica, ebra degli ebrei, in, eh, in Palestina. Quindi è la migrazione, il movimento sionista che parte dall'Europa arriverà, in palestina avviene grazie all'intercessione degli inglesi che rendono legittimo il, il desiderio l'obiettivo degli ebrei di ritornare nel territorio che è palestinese abitato da palestinesi um, una volta arrivati in palestina i sionisti vanno a instaurare un organo di autogoverno un'agenzia ebraica che va a velocizzare il, il, il processo di migrazione quindi il numero di, Isra di, di israeliani di ebrei, di ebrei scusate di ebrei che vanno a vivere in palestina va ad aumentare non esisteva israele i nuovi e ovvia, quindi gli ebrei che sono arrivati da poco in realtà acquistano comprano prendono le terre degli arabi e vanno a fondare a creare i primi kibbutz i kibbutz sono degli insegna, insegnamenti agricoli, ok, dove c'è una proprietà comunitaria, una, una proprietà condivisa dei territori. Quindi eh, gli arabi, gli arabi palestinesi reagiscono contro questa fortissima migrazione ebraica e a tratti... Eh, reagiscono anche in maniera violenta perché si vedono portare via i propri beni le proprie terre dove hanno sempre abitato e dal 1929 iniziano queste forti aggressioni contro gli insediamenti ebraici e gli ebrei rispondono a loro volta con con le armi in maniera eh, quindi violenta quindi eh, anche quello a cui stiamo assistendo in questi giorni ha una radice molto lontana e potremmo iniziarla a fare partire da qua, dall'inizio del, del Novecento con la nascita del movimento sionista, l'appoggio che l'Inghilterra dà al movimento sionista affinché in maniera massiccia gli ebrei possano lasciare l'Europa dove subiscono delle violenze, dei pogrom e possano andare a vivere in Palestina. Per loro la terra promessa, ma la Palestina è uno Stato già abitato da eh, arabi palestinesi che un po' alla volta si vedono privati delle loro terre, dei loro beni e delle lo del, del loro Stato fondamentalmente. Ma su questo ci torneremo. Spero che il video vi sia stato utile. Buono studio!